immagini della nostra terra, immagini della nostra bella Irpinia. Perché l'Irpinia, al di là dei luoghi comuni, è terra di gente operosa e laboriosa, semplice, onesta e genuina, ma è anche terra di sognatori, di uomini e donne, che sognano un futuro migliore per questi luoghi, che sognano di poter far conoscere e apprezzare ovunque l'Irpinia, per tutto ciò che essa può offrire in termini di bellezze paesaggistiche e naturalistiche, di patrimonio storico e artistico, di tradizioni secolari, di eccellenze enogastronomiche. Uomini e donne che credono in questo sogno e che operano affinché esso si possa realizzare. Ebbene, è proprio l'Irpinia la protagonista di questa serata, perché la prerogativa di questo concorso, che è giunto ormai alle sue battute conclusive, è proprio che i racconti inviati dai partecipanti siano ambientati in un paese irpino. Dunque, lo scenario di questi racconti, l'ambiente in cui i personaggi vengono fatti muovere, è il paese irpino. Tutto questo con l'obiettivo di offrire la possibilità e l'opportunità a dilettanti e veterani della scrittura di cimentarsi nella rappresentazione sotto forma di racconto del loro paese di origine o di elezione, di mostrarcelo dal loro angolo visuale, dalla loro prospettiva, col linguaggio della memoria o del loro vissuto quotidiano. Ne è venuto fuori, come avrete modo di ascoltare, una panoramica alquanto variegata sul modo di intendere e di vedere il paese irpino da parte dei suoi abitanti, che lo vivono, ma a volte anche che lo subiscono, per tutti i limiti, le contraddizioni, le chiusure, le insidie nascoste nella monotona ripetitività, scusate, della vita di un paese dell'entroterra. Ma nonostante tutto, l'Irpino è legato alla sua terra da radici profonde, da un amore incondizionato da cui riesce sempre a trarre forza e speranza. Irpinia madre e matrigna. Il quadro che emerge dai racconti esaminati è quello di una provincia a volte allegra e festaiola, a volte amena e melancolica, a volte malinconica, cupa, decadente. Nelle descrizioni si ritrovano freschi acquerelli o tinte fosche, ma sempre, incorruttibile e invincibile, fluisce la linfa vitale della speranza. Questa è stata la meravigliosa esperienza di un paese di parole. Paese di parole. Vi voglio dire grazie di essere venuti qui questa sera, sicuramente spinti dalla curiosità anche di capire che cos'è questa Made in Irpinia, che cos'è questo concorso che abbiamo chiamato appunto un paese di parole. E noi abbiamo voluto sentire come un paese viene raccontato, abbiamo voluto privilegiare questa forma breve di letteraria, un po' dimenticata e un po' anche sottovalutata, per raccogliere sensazioni, sentimenti, per capire un po' come si vive qui, come noi ragioniamo qui, che cosa ci aspettiamo da questa terra e che cosa noi facciamo poi per questa terra. Siamo alla ricerca di storie, di racconti, di ricette, di leggende, eventi. A noi non interessa sapere che il comune tot sta X metri sul livello del mare, ma interessa
senza sapere perché dobbiamo visitare il paese di cui stiamo parlando. Con l'edizione di stasera io non ritengo il nostro compito esaurito, anzi, ritengo che questa sarà, posso dire fin da adesso che questa è la prima di una, spero, lunga serie di edizioni di questo concorso. E allora invito tutti quelli che, anche qui presenti, che hanno soltanto pensato di poter partecipare, di prendere penna e calamari, carta, penna e calamari,